Ciao, ciao a tutti, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi nuovo tutorial, realizzeremo insieme uno spezzone di tubolare composto da Super Duo e Rokai 110. Io ho realizzato questo spezzone qui da mostrarvi appunto in anteprima e vi farò vedere in questo video come partire e come proseguire man mano con la lavorazione. È veramente una lavorazione semplicissima e con questa tipologia di lavorazione potete realizzare sia girocolli, sia bracciali, sia orecchini, insomma quello che volete. Quindi io vi lascio subito al tutorial, buona visione. Per realizzare il nostro tubolare io utilizzerò queste Super Duo qui, che sono le Super Duo Copper, e utilizzerò delle rocaille di cui non ho il codice, ma sono queste qui, sono una colorazione capri blu. Eccole qui, sono 110. Poi utilizzerò un filo da 17, da 0,17, eccolo qua, smoke, e un ago numero 10, ma potete utilizzare anche il numero 12. Inseriamo sull'ago una sequenza composta da una Super Duo, una rocaille, Super Duo rocaille, Super Duo rocaille, Super Duo rocaille, Super Duo rocaille, quindi 5 Super Duo e 5 rocaille. Se la sequenza inizia con una Super Duo, dovrà terminare con una rocaille 110. Chiudiamo la lavorazione a cerchio ripassando all'interno prima della prima perlina e poi all'interno di tutte le perline per rinforzare un attimino il lavoro iniziale. Riporto il filo che fuoriesce da un foro inferiore di una delle Super Duo, tiro il filo e rientro nel foro superiore di una delle Super Duo. Prendo una rocaille 110 sul lago e rientro semplicemente nella Super Duo successiva. Ripeto questo passaggio fino a completare il giro. Il filo fuoriesce da una delle rocaille 110 che abbiamo inserito, abbiamo tirato bene il filo, inserisco sul lago altre due rocaille 110 e rientro nella rocaille 110 successiva. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. In pratica dobbiamo ripetere questo passaggio fino a completare tutto il giro. Nell'ultimo passaggio inseriamo l'ago all'interno della 110 di sotto, tiriamo il filo e poi lo ripassiamo all'interno della prima delle 110 di una delle coppie che abbiamo inserito. Prendiamo poi una Super Duo e rientriamo nella seconda rocaille e in quella successiva. Quindi in questo modo qua. E ripetiamo il passaggio per tutto il giro. Nell'ultimo giro inseriamo l'ago all'interno delle ultime due rocaille 110, tiriamo il filo, dopodiché ripassiamo attraverso il foro inferiore della Super Duo successiva. E ripassiamo poi attraverso il foro superiore della Super Duo stessa. Prendiamo una rocaille 110 e uniamo tutte queste Super Duo tra di loro con una rocaille tra una Super Duo e l'altra. Questo è il risultato che abbiamo appena ottenuto. Con questo sistema potete anche creare delle pandorine per i vostri bracciali, della lunghezza che volete.
Allora, in pratica adesso il filo che fuoriesce da una delle rocaie 11-0, prendo di nuovo altre due rocaie 11-0 e rientro nella 11-0 successiva. Procedo così per tutto il giro. Rientro nella 11-0 superiore e ripeto il passaggio con le super duo. Rientro poi nel foro superiore della super duo e andiamo a chiudere la lavorazione con una rocaille 11-0 tra una super duo e l'altra. Ecco qua, questo è il risultato finale del nostro tubolare, questo è quello che ho creato in precedenza. Come vedete, più andate avanti, ovviamente più diventa carino. E questo è soltanto uno dei tanti tubolari che si possono creare con le super duo e le rocaille. Io spero che questo tutorial vi sia stato d'aiuto in qualche modo. Fatemi sapere cosa ne pensate, ovviamente. Lasciatemi commenti qui sotto al video e mettete un pollice in su se vi va. Non dimenticate di iscrivervi al canale e noi ci vediamo prestissimo con nuovi video. Un bacione e alla prossima. Ciao ciao!